Grazie a voi, io ho ascoltato naturalmente le testimonianze anche delle persone affette da questa malattia e naturalmente siamo sempre molto colpiti per quello che comporta anche in termini sociali una malattia di questo genere, dal lavoro all'ultima cosa che sentivo presente in questa proposta di legge un pass per la disabilità dinamica per l'accesso ai bagni. Quindi, credo che siano questioni molto, diciamo, che abbracciano un po' tutto e quindi che colpiscono, interrogano poi la nostra coscienza e il nostro lavoro di legislatori in Parlamento. Penso che subito dopo questo convegno noi potremmo anche approfondire l'argomento. Io sono Presidente di Commissione Sanità al Senato, quindi vediamo che cosa possiamo fare. Parte vedrò meglio questa legge, vediamo al Senato che cosa possiamo fare, anche per esempio in vista della legge di bilancio, e quindi stabilire anche tra di noi un percorso che possiamo fare a livello istituzionale. Una cosa che mi colpisce molto perché in Senato abbiamo questa proposta di legge sulla fibromialgia e che neanche questa riesce ad andare avanti per una serie di questioni, non ultimo le risorse e non ultimo il riconoscimento stesso della malattia, che è un po' la questione che ponete voi, il ritardo nella diagnosi. Il fatto che alcuni sintomi sono invisibili, quindi non riconosciuti. E quello che mi colpiva molto è che questa malattia molto spesso è associata proprio alla stessa fibromialgia o all'endometriosi, come dicevate prima. Io penso che dovremmo trovare, se quelli sono i numeri, che non è una malattia rara, dovremmo trovare anche delle condizioni comuni rispetto a queste malattie che non sono ancora riconosciute. Penso al tema della ricerca che ponevate prima, o al tema dell'aggiornamento della formazione continua e della formazione, per esempio, del corso di specializzazione in ginecologia. È molto grave che non ci sia insegnamento su questo. Quindi proviamo a fare un percorso di questo genere, vediamo quali sono i punti comuni che possono essere messi insieme ad altre malattie e poi nei pazienti magari sono anche associate, come voi ci raccontate. Per ottenere appunto alcuni passi avanti che possono essere importanti. Perché è chiaro che nell'interlocuzione col Ministero e col Governo, ma con tutti i governi, c'è da una parte il tema delle risorse e dall'altro di rendere quanto più possibile dati scientifici perché questa possa avere gli elementi del riconoscimento come malattia. Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso per la emicrania, diciamo, invalidante, e quindi è un percorso che anche lì è stato abbastanza lungo, ma dovremmo essere in grado di farlo anche per queste altre malattie. Allora, quello che intendo dire che mi posso proporre, io parlerò anche con le altre colleghe e colleghi della Commissione Sanità in Senato e quindi vediamo come possiamo o prendere la proposta di legge della Camera, ripresentarla anche al Senato, oppure vedere che cosa nei provvedimenti che abbiamo già in essere, come la legge di bilancio, che cosa possiamo diciamo ottenere con un percorso che insieme possiamo decidere, perché è molto interessante e molto importante quello che voi avete fatto, cioè da singole paziente siete diventati comitato e questo a noi che siamo dentro le istituzioni, a noi politici serve molto il vostro stare insieme. Così abbiamo più possibilità di dar corso a tutti i vostri bisogni, anche se sono differenti tra di loro, ma se ci sono delle associazioni, dei comitati che possono appunto fare sintesi di tutto quello che serve partendo dai vostri bisogni e dalle vostre esigenze, naturalmente a noi ci aiutate benissimo, moltissimo. Quindi mi prendo l'impegno di vederci dopo questo convegno, faccio presente questa situazione,
queste vostre esigenze anche agli altri diciamo colleghi e colleghi della Commissione, e vediamo come tecnicamente insieme alla Camera possiamo anche avere un testo in Senato. E ultimo, come dicevo, se si possono ottenere delle cose anche nella legge di bilancio.